Bella ragazzi, eccoci in questo nuovo tutorial con Super Endemon. E oggi faremo un tutorial importante che molti hanno aspettato, perché come vedete sono le 6 e 4 e come molti diciamo appassionati di Jailbreak è uscito. Come vedete Evasion, il team Evasion anzi il team Evader ha rilasciato il tool Evasion per il Jailbreak. Anche io lo sto aspettando da un po' di tempo, da settembre. Io ho un iPhone 5, quindi come vedete voi andate, scrivete Evasion su Google e cliccate sul primo risultato. Qui sono usciti i link, quindi cliccate per il vostro, ci sono vari server. Voi scegliete il vostro sistema operativo, ad esempio Linux, Mac OS X o Windows. Io ho cliccato qui su box.net, questo qui, che è quello di Windows. E l'ha scaricata, ecco. Ok, download, mostra la cartella contenente, chiudiamo. Ok, la cartella di Evasion la spostiamo sul desktop. E vediamo cosa troviamo dentro. Allora, questo qui, una descrizione su come si fa. Queste le istruzioni e il programma. Anzi, scusate, avviamolo come amministratore. E ecco qui, iPhone 5 supportato. Jailbreak, ok. Aspettiamo, vediamo tutto quanto. Ok, io ora metto un attimo in pausa, aspettate che non so come si fa, quindi devo andare a vedere qui. Shift F9. Ok, lo metto in pausa e quando è finito lo riprendiamo, vi dico anche quanto ci avrà messo e vabbè, ci vediamo dopo. Bene, non ha finito però per vedere il stage, come avete visto c'era lo stage 1, ora sta facendo un reboot il mio dispositivo. Ora purtroppo non ve lo posso far vedere perché naturalmente si sta spengendo. Comunque, don't touch your device. Ecco, avete sentito il rumore di Windows che avvisa che è stato scollegato. Attenzione perché, ragazzi, questo è secondo me una delle migliori scoperte da parte di un centinaio di anni. Perché, ragazzi, è il jailbreak di iOS 6.1. Beh, molto importante. Guardate, io li ringrazio al team Evaders. Ecco, si è riconnesso perché si sta riaccendendo. Ora, ok, si è riacceso. Ora, waiting for this to be ready, è scritto.